mobili. Federica, sì, prego. Sì. Sì. In onda e logica. Tutti in Insta, infatti. Ci può dire che è un quadro nobile? Beh, questo che bello, Daniela Ferraro, guarda quante, ovviamente è un déjà vu, no? Sì, 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 sì. E Van Gogh, Anna Maria Velaris Ortiglione, che fa l'amore, fa questo che piace molto agli uomini, le donne. Emilia Sulea, La magia dei fiori, che è il quadro piccino ma con una grande forte energia. Anche perché poi lo vale. Mirko Roncelli, che abbiamo già visto altre volte, sì, sì, però è fortissimo con i suoi orizzonti diversi. E poi passiamo a Claudio Ditto, che si erano al premio Belle Arti a Roma e l'abbiamo portato qui. Ah, guarda che forza. Passiamo per una veneziana rossa, Natalia Del Sol. Vi prego. È un autoritratto, 10 secondi, una bella forza. Francesco Fazio, un amico, uno scultore che conosciamo bene, queste due sculture, Maria Petrucci, che con la sua, non vorrei dire, con la sua gioventù, perché gli anta veramente, riesce ancora a scolpire l'opera del mare, nonostante abbia qualche anno, qualche buon anno più di me, una meraviglia, è di Poppia, e ha un amore per la sua anziana, lavora. E qui c'è un'altra scultura, ma di un soggetto diverso, perché è spiritualizzazione di un altro vittorio. La forza dell'energia di Enrico Braschetti, un disco straordinario, ragazzi, quello che è un omaggio per me. Che ne pensi? Io lo scelgo che ti devo dire. Ha cambiato l'orecchino, ma... Lui, rotando di cecca, riesce a fare una minuziosità del pelo. Sembra quasi una fotografia, eh? E poi c'è la straordinaria zona di canzoni che riesce a fare con la miniatura anche qui, dopo la simpatia. Ecco, qua parte. Guardate che meraviglia cosa riesce a fare con le mani, col cuore, con la mente, cosa riesce a fare la sensazione di pesce. C'è un ibrido tra Oriente ed Occidente. È un intatto fenomenale. Venga, venga, facciamo la foto. E questo è meraviglioso, c'è un lavoro della Madonna, sì. Una pazienza. Cioè anche perché le incisioni che le fatti. E qua abbiamo un bambino, però un po' preoccupato. Saverio ricordo fra questo il fiammingo, però un po' preoccupatino. Però cioè, sta dicendo che mi deve capitare a me. Poverino. Una neo scuola fiamminga, insomma. No? No, a parte gli scherzi lo trovo bellissimo. Di Decoloro, di Renzo Remotti, di Asti. Ecco, me lo vedi. Un'esplosione. Sì. Colori. Silvana Mascioli di Bologna, e questo è qui per lui il centro dell'energia focale. Sì, sì. Passiamo a Deborah Ferruzzi Carlosi con questi acquerelli così belli che io amo, perché l'arte dell'acquerello è nobile e alta, credo. Ma... E poi Roberto Svanna Cauletta con il suo cuore meraviglioso. La straordinaria Anna Acchi Scaporale. Straordinaria Anna Scaporale che riesce a fargli sognare con due viaggi. Opere di colore. Tu come le vedi, dottor Militano? Deserto, credo sia Rabat, poi fa la spiaggia, e gli piace il sole. Sono molto forti. E poi abbiamo Fabio Ricchia, anche lui con di Lerico Terme, ma col Rio Maggiore a Lerico, ci fa vedere il Rio Maggiore sarà il fiume, indubbiamente. Rio de Janeiro, cosa vuol dire? Vuol dire il 2 di gennaio. Continuiamo pure che vi faccio vedere altre cose belle. Sapete ricordo che lo ricordi, eh? Guarda che eleganza, guarda che meraviglia. Premiato alle belle arti a Roma. Profumo di donna, meraviglioso. Stilisticamente bello, un omaggio all'eleganza. Raffaele Dragani con questi due quadri forti. Sono un po' diversi tra loro. Direi che il filo di lavoro è da una tecnica geometrica e una altamente informale. E di qua troviamo invece Franco Girondi con queste opere così forti e così belle che lasciano poco spazio di interpretazione perché già loro raccontano tutte le regole. Spazio e tempo, no? Ecco, lo vedo, la macchina del cielo. Qua il grande maestro Pasquale Ecco che ha un tema ricorrente che è la donna, è il grandissimo Einstein. È molto bravo, è veneziano lui, maestro Pasqualetto. Valcarlo Renzi, cosa vogliamo dire di questi ricordi rarefatti di un passato scoccato? Wow, wow, bravo, bello.
Beh, è un composite di 6 lavori fatti. È una bella soddisfazione. Un composite, però. Gino Baglieri. Questi due sono di Gino Baglieri, che con nudo, con camicia e maternità con gatto, ha questa dolcezza un po' pirandelliana, questa donna sul... Ci vedo un po' Pirandello io. Il pittore Pirandello, eh? Sì. Lucio Memmer, architetto di Verona, col suo dialogo fa questi due signori che devono ricordare, lo trovo straordinario, un architetto, ma si è formato liceo artistico e quindi ama l'arte, l'applica in tutti i modi a quanto pare. Con inserimenti di tipo quasi picassiano. Esatto. Qui continuando abbiamo la Cortas, ovvero sia Rosanna Cortas, che con la rinascita che è il crepuscolo della limonata ci fa semplicemente vedere quanto è bello il verde, soprattutto la natura. Con il rosa, con il blu. Abbiamo un'esplosione di colori con Maria Picco Ferriani, Orchidea. La vede a modo suo, l'Orchidea ovviamente la interpreta, e di Valdagno, la città che una volta fu De Marzotto, famiglia Marzotto, che poi diventa famosa per Marzo Marzotto, ma facciamo gli auguri a Ferriani, che magari anche lei andrà bene. Fermetta Bellati, L'amore di Lucio, un'opera particolare questa. Chi ti ricorda? Qui si sarebbe da analizzare piuttosto. Questo è genovese. È genovese, dico tutto. Perché anche lui è genovese. Diciamo. Quindi quasi brasiliano. Pulla Wops, tedesca, ma con l'escursione in comune tecnici riesce a fare questa coppia che va verso l'amore eterno, la chiesa. Un po' delle prospettive inquietanti. Sigrid Plattner, un'amica dell'Alto Adige che è molto attenta alle donne, fa il bacio segreto per l'amore. E poi Gianluca Seregni, questo quadro molto particolare che mi piace molto, devo dire. Adesso qui se devi entrare tu, perché qua è l'interpretazione e neuroscienza questa, assolutamente. Qui te lo vedi tutto, no? E qua si passa una materia più semplice, però il ballo con ballerina Gero Rotondi, che ci regala questa esplosione di colori per un ballo semplice ma molto amato. Maria Milena Rocchetto, Orizzonti lontani. Si spera che si avvicini anche il mare. Adam Butterfly, sì. Adam Butterfly, bravo maestro. Corrado Avanzi, un caro amico straordinario che ha 90 anni, ha voglia di metterci in gioco, è sempre sorridente, mai visto il problema, ci conoscevo da anni. È quello delle famose ottiche Avanzi e la sua energia sui colori. Il premio alla carriera solo per l'entusiasmo della vita. Un esempio, si mette sempre in gioco e lo fa con tanta colore, tanta passione. Eccezionale. Questo sì. Dopo. Qua siamo sulle neuroscienze. Ma soprattutto siamo sulle su alcuni, questo però è Elena Cavanna. Sì, senza tempo. Maestro. Beh, insomma. Se dovessimo fare una lettura analogica sembrerebbe quasi un elefante, insomma. Io lo vedo come lei, cioè, la Cavanna ci vede un po', secondo me, il suo desiderio inconscio di vita, no? Ma sicuramente è tutta personale. Gino Sambucco, queste fotografie al rovescio che raccontano dei volti, un straordinario fotografo friulano che riesce a raccontare attraverso le montagne la sua natura. Guarda che volto, questa è una montagna capovolta. Il naso, la bocca e il mento, e ti assicuro che qua è una montagna, guarda. Sì. Ed è un volto. E qui anche, guarda, riesce, ha la passione per la montagna, riesce a girare. Alla ricerca dei volti, delle montagne. E non è divertente? Sì, le montagne che hanno un volto. Come va? Ben trovato. Buongiorno. Carissimo, buongiorno. Ecco. Oggi sì, è una giornata particolare. Aspettiamo le 4:30 circa, poi. L'altra volta non si poteva uscire dal comune, non c'è più. Oggi abbiamo l'onore di avere il grande maestro Villa, il dottor Tancredi Militano, che per chi non lo dovesse essere, conoscere, il maestro Villa fa la presentazione dell'amico. Allora, questo signore che sta in disparte, come tutti quelli che stanno in disparte, poi sono sempre più importanti.
questa è un'abilità che a pochi si può riconoscere, mentre molti che si espongono sono proprio da eliminare, spostare da parte. Il cervello mi sono affascinato, tanto che ormai dedico 7 giorni su 7, 15 ore al giorno allo studio del cervello. E questo, il nostro cervello è ancora abbastanza sconosciuto, ne conosciamo una piccola parte, tanto quanto basta ormai per poter magari arginare alcuni fenomeni come quello della violenza, oppure per capire come fare per stare bene. Un gallerista, perché D'Avelio nasce come gallerista, aveva una galleria, poi un po' alla volta con la passione e con lo studio incominciò a divulgare l'arte attraverso la televisione. Un grande uomo a quale gli va riconosciuto questo premio, e quindi con Vittorio, cioè con Sgarbi, Luca Beatrice, Paolo Liguori, gli amici qui presenti e tanti altri, faremo un evento particolare, speciale, proprio in ricordo non solo del grande Filippo D'Avelio, ma anche in ricordo di una speranza di un anno che probabilmente si possa aprire alla serenità, a un ripreso di vita normale, sia per i rapporti sociali che per le comunità. È tipo un giallo, sì, sono molto belle, sono dei volti, vieni, guarda, questa è una montagna di Belluna, una girata, e poi vedi l'arco, la punta e il mezzo, le parole, ma le fotografie, anche di qua, guarda. Ah, perché è una cosa pesante per te, che te l'ho detto, sì. Sì, c'è Alberone, c'era. C'è Alberone, c'era. Ah, vedi che bello, andate con me lo Addio, no, che poi le pubbliche. Vai. Sì, tanti due. Sì.